Battuto il Napoli per 3-0 grazie ad una doppietta di Juari, ma il gol più bello della giornata lo ha realizzato Giovannelli. Grandesto all'incrocio dei pali, niente da fare per Castellini, detto Giaguaro. Esultano i calciatori biancoverdi, ma non con la panchina. Sulla panchina non c'è più Luis Vinicio de Menezes, c'è Claudio Tobia, l'allenatore in seconda. Se n'è andato in settimana Vinicio per disaccordi con Sibilia. Pare che il presidente dell'Avellino non volesse pagargli il premio salvezza. Partita estremamente interessante, giocata a gran ritmo soprattutto da parte dell'Avellino. Ancora una conclusione di Giovannelli, stavolta di sinistro. Non riesce Giovannelli a mettere la palla nel sacco. Ci riprova ancora comunque il Napoli, ma Tacconi ha messo alto sulla traversa un tiro di Vinazzani. E ancora Tacconi, davvero strepitoso, doppio intervento sulla conclusione da lontano. Benedetti, Tacconi si oppone. Vedete, il Napoli insiste con straordinaria veemenza, ma Tacconi oggi è in una splendida forma. 44esimo del primo tempo, punizione per Avellino, Juari di testa, gol! Proprio con la nuca, gol di Juari, e il Samba intorno alla bandierina va a complimentarsi con lui, Beniamino Vignola. 2-0 per l'Avellino sul Napoli, vediamo la ripresa. Mario Piga. Se ne va sulla destra Ferrari, possibilità di contropiede per il l'Avellino e gol di Juari, ancora il gol al quarto minuto del secondo tempo, gol di Juari.